Trofeo degli Assi, siamo al Circolo Santa Zita di Genova. Questo è lo spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale, cioè per entrare nei 16. Fabio Corradini, Andrea Moglia, Fabio Corradini, Wisp Modena, Andrea Moglia di Wisp Genova, Corradini del Circolo Olimpico, mentre invece Moglia è del Circolo Cornigliano. Sarebbe l'unione di due circoli, o l'unione appunto Eris-Oglio. Comunque, veniamo a questa partita di spareggio per entrare negli ottavi di finale. E la prima bocciata di Corradini frutta 8 punti. Abbiamo qualche problemino a stabilizzare la videocamera perché il pubblico è tanto e molto vicino, in qualche caso urta involontariamente la videocamera, ma oggi è veramente giornata di grande pubblico e devo fare i complimenti comunque al comitato di Genova, Fabio Gaetano e tutti gli altri per l'ottima organizzazione, bravi gli arbitri, non sempre così, e quindi tutto al momento, fila per il verso giusto. Intanto Moglia ha sbagliato la prima biglia, ha tentato di realizzo, non gli è riuscito e quindi ha di conseguenza sbagliato il tiro. Adesso prova a fare il calcio, ottiene 6 punti, che non sono pochi, si porta quindi a 6, punteggio 8 a 6 per lui, nei confronti 8 a 6 per Corradini. Ha un compito sicuramente non facile perché insomma Corradini lo conosciamo tutti, però insomma una partita si può vincere con chiunque anche se non facile. Corradini va sotto pallino, vediamo adesso Andrea che cerca di fermarsi sopra al pallino, ma è già buona, si ferma davanti alla rossa. Adesso Corradini, anche lui due sponde interne, cercherà di posizionarsi sopra il pallino perché un eventuale tiro da sopra di Andrea Moglia farebbe scivolare il pallino all'ingiù e questo favorirebbe l'altra biglia rossa che vedete inquadrata. Moglia invece ci va di precisione. Non so quanta precisione, ma comunque tanto quanto basta per fare il punto. E adesso ultima biglia, quarta biglia della mano per Corradini, che cercherà di chiaramente conquistare un ulteriore diritto alla bocciata. Va di sicurezza sulla sua, la spinge verso il pallino e quindi il punto è fatto. E si porta a 12 a 6, invece rimane l'avversario e va alla bocciata Fabio Corradini. Trofeo degli Assi, spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale. E sono 8 anche in questo caso e quindi rivediamo. Sono già due bocciate. Due pallini che hanno fruttato 16 punti. Torniamo in diretta e adesso Andrea Moglia in pedana, giustamente sostenuto dai giocatori appassionati locali. C'è una grande passione anche a Genova e lo dimostra la partecipazione alla gara estremamente importante, notevole e anche la partecipazione come pubblico. Questa spinta del pallino verso la sponda alta non è eccezionale, il pallino si stacca, la biglia ancora di più, quindi ci potrebbe essere la possibilità per Corradini di attaccare uno dei due pezzi, attacca la biglia. Tra l'altro di bocciata, cosa che sinceramente non mi aspettavo.
E comunque fa 2 punti di bocciata, si porta a 22 a 6 sempre Andrea, moglie, che adesso cerca di mettere la biglia dietro a pallino. Non sentite i rumori della sala perché erano, dato l'orario dello spareggio, erano veramente esagerati, quindi ho dovuto eliminarli. È una sensazione un po' strana, però era veramente intorno alle 13:40, 13:30, una caciara indegna, nel senso che c'era tantissima gente e quindi poche partite in corso, quindi abbiamo scelto il silenzio in sala e soltanto la voce del commento. Corradini va e porta il pallino nel quadrante inferiore per non subirne tanti. Moglia si accontenta di 4 e va a 10, poi va anche alla bocciata. Bocciata di braccio non esattamente indimenticabile, molto aperta, ha toccato la sponda laterale, quindi decisamente non centrata. Punteggio invariato 22 a 10 per Corradini, che adesso scruta il biliardo per poi scegliere il tiro da fare. Sceglie il tiro di tagliata a risalire. E si ferma a distanza di sicurezza dal pallino, nel senso che lascia spazio tra il pallino e la sua biglia, e quindi il tiro eventuale di realizzo da sotto non è così semplice perché ci rimane lo spazio per passare in mezzo. Non sceglie questa strada, ma probabilmente andrà di misura sul pallino. Poi quanto sia di misura non lo so, sembra scivolare, ma scivola sulla rossa e quindi il punto lo fa. In pedana Corradini. Che fa lo stesso tiro per andarsi a fermare possibilmente sulla bianca, ma scivola di fianco, non so se ha fatto il punto. Dalla mimica direi di no. Rifà il tiro. Stavolta decisamente per toccare pallino e stare sul sicuro e fare il punto. Adesso le biglie in campo sono 3 per Corradini e 2 per Andrea Moglia, che comunque deve prendere il punto se vuol far giocare l'ultimo all'avversario. Non mi pare che con questa ci riesca, anzi non ci riesce proprio. Gesto disappunto di Andrea per l'errore commesso. Adesso prova di 2 sponde esterne a posizionarsi sopra pallino. Ci riesce. Quindi il problema ora è di Corradini. Semifinale del. Scusate. Qualificazione Trofeo degli Assi. Qui Corradini la gioca bene, ma la prende proprio esattamente, perfettamente, in modo da poter prendere il punto. Si porta a 26 e va alla bocciata della terza nelle due precedenti. Ha totalizzato 16. Vediamo ora
in questa terza siamo a 6 e 2, 8, quindi 24 in 3, che è una media tutt'altro che disprezzabile. Piccola interruzione, siamo tornati 34 a 10 per Corradini. Corradini va da sotto, adesso tocca Andrea Moglia. Che sbaglia il tiro e quindi perde la biglia di vantaggio. Riflette sul da farsi, adesso gioca la terza di mano ed è già in svantaggio di biglia anche questa volta, di tagliata a risalire per colpire uno dei due pezzi. Quantomeno fare il punto. Li colpisce entrambi, il punto lo fa. Adesso tocca a Corradini. Corradini il punto lo fa e adesso ultima biglia a disposizione per Andrea Moglia, poi ne avrà la quarta ancora da giocare per questa mano. Corradini riflette Andrea Moglia sul da farsi. Certo non è un compito facile affrontare un Corradini decisamente in palla. Prova con un brocca risalire. Tocca la bianca e riesce a fare il punto. Adesso ultima biglia per Corradini per eventualmente tornare per la quarta volta alla bocciata. Tiro inverso, sponda lunga e sponda corta, volgarmente chiamato leccata. Punto è fatto e quindi Corradini boccia. Il quarto pallino di questa gara. Ed è il quarto filotto per un totale di 32 in 4. Delle volte se ne fanno anche meno, non mi riferisco certamente al giocatore in questione, per l'amor del cielo, anzi. Però se fa anche questa media a bocciare, credo che veramente l'impresa diventi titanica. Corradini si porta a 44, l'avversario è fermo a 10 ed è leggermente in difficoltà. Avrebbe bisogno di una reazione per riportare e avvicinarsi al suo quotatissimo avversario. Tenta il calcio e come già in precedenza, questa volta lo sbaglia, l'altra volta era andato molto vicino però. Andarci vicino, come si suol dire, conta a bocce, ma quando si fa un calcio o una bocciata, no. Di fianco a pallino Corradini.
Risponde esterne per Andrea. Toglie la rossa, mette veramente stavolta un bel punto. E lo rivediamo, arriva in mezzo, via la rossa, la sua bianca sotto. Ritorniamo in diretta e vediamo il tiro di Corradini che sbaglia il tiro e di questi tempi è quasi una notizia, ma pur sbagliando il tiro. Il punto alla fine comunque è rosso. Questa volta con una discreta dose di fortuna. Moglia cerca di andare sul pallino e ci va. Trebiglie sul tappeto verde per entrambi i giocatori, ma il punto è di Andrea e quindi Fabio ha lo svantaggio di biglia e deve giocare l'ultima e lasciare una possibilità all'avversario di andare all'acchito. Corradini dalla brocca. Tiro non riesce, con questo tiro non riesce a prendere il punto. E scambio di fair play al massimo tra i giocatori in questo caso, ma anche durante tutta la gara non c'è stato nessun episodio antisportivo, anche minimamente sconveniente, tutto finora. È filato liscio veramente come l'olio, anche da questo punto di vista. L'unica cosa, forse un pubblico un po' vivace, ma è comprensibile, lo spazio è stretto, il pubblico è tanto, e la voglia di commentare notevole. Andrea fa un birillo. Il biliardo è avaro con lui e ne aveva bisogno di questi punti in più. Come non mai si porta a 16, se non erro, 44 a 16 ed è sicuramente non in una situazione vantaggiosa. Corradini cerca di mettere la biglia dietro a pallino, gliela mette. Oddio, volendo è infilato, ma credo che non sia propriamente facile andare a trovare quel calcio. Fa un tiro strano, non era questo secondo me il tiro che voleva fare Andrea Moglia, ma comunque fa il punto, le sue due biglie bianche nel quadrante superiore col pallino, la biglia dell'avversario nel quadrante inferiore. La persona che vedete inquadrata sulla destra è uno degli arbitri, testimonianza dell'attenzione che hanno prestato. Sono uno nella parte davanti, uno nella parte dietro, rispettano i tempi dei giocatori, insomma, bravi, 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 bravi. Ecco, l'unica cosa, magari diciamo così, una divisa un po' militare, ma l'importante è la sostanza e non l'apparenza. La sostanza c'è tutta, l'apparenza ci lavoreremo per il prossimo futuro. Intanto la partita continua e Andrea Moglia mette l'ultima biglia molto 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 vicino al pallino. Adesso Corradini cercherà di colpire la sua rossa che c'è sulla destra per far scivolare il pallino vicino alla buca dove ha un'altra delle sue biglie, così è. Siamo quindi a quota 46 e va alla bocciata per la quinta volta Fabio Corradini. Nelle quattro precedenti tiri di bocciata, 32 punti.
Vediamo in questo quinto. Sì, lo metto di sotto che non è molto lontano dal castello, dal filotto, ne fa soltanto due perché passa in mezzo e abbatte soltanto, lo metto di sotto della fila centrale del castello, si porta 48 a 16. Vediamo la reazione del suo avversario. Giocatore di casa che finora non si è espresso al meglio delle sue possibilità. Certo, questo in gran parte è dovuto al fatto che l'avversario non gli concede praticamente nulla. Va di calcio ancora e a testimonianza che non è giornata, ci passa di fianco, vicinissimo al birillo, ma come detto prima, vicino, quando si fa calcio non serve. Quando si va a calcio serve andarci sopra al castello. Corradini, due sponde interne a risalire. 48 a 16, spareggio per la qualificazione ai sedicesi, agli ottavi di finale, scusate, del Trofeo degli Assi edizione 2022. Sempre 48 a 16, terza biglia di questa mano per Andrea Moglia. Vediamo. Punto lo fa. Corradini gioca l'ultima, la quarta biglia a disposizione per questa mano, poi ne rimarrà chiaramente una al suo avversario. Vediamo. Il punto lo prende. Vediamo se riesce nell'intento anche Andrea. Sì, 4 punti, si porta a 20 e va alla bocciata. Andrea Moglia, WISP Genova, maglia azzurra, maniche bianche del circolo cornigliano, nuovo circolo che è nato a Genova tra la fusione del Circolo Unione e del Rizzoglio. Quattro punti di bocciata per Moglia che va a 24, il suo avversario ne ha 48. Corradini spinge il pallino a sponda, il pallino si alzano entrambi ma di pochissimo, quindi adesso Moglia deve decidere da farsi. Stacco da pallino, se non dall'impostazione, vediamo. Sì.
Anche in questo caso il minimo 2, comunque sono 26 a questo punto i punti del giocatore genovese. Corradini va di tagliata a risalire per mettersi sotto pallino, ma rimane molto distante, non so se volutamente. Moglia cerca una traiettoria inusuale, ma allarga le braccia non convinto, probabilmente secondo me voleva andare sotto pallino. E quindi il fatto che sia rimasto lì, adesso Corradini se va di spinta fa scivolare il pallino verso la sua rossa, in realtà prende il ganassino di metà e lascia il punto, perde la biglia di vantaggio, gioca la quarta e quindi Moglia avrà la possibilità di rifarsi sotto. E seconda biglia sbagliata in modo importante da Corradini, questa tocca appena appena il ganassino superiore, fa il punto forse, ma un punto non sicuramente impossibile. Vediamo quindi Moglia come se la cava in questo caso, può tornare ad andare alla bocciata per la seconda volta consecutiva, scruta, fissa le biglie e il pallino. E poi, giocatore riflessivo, non troppo, ma non sicuramente un istintivo, ma non è una critica, è una constatazione. Sono giocatori iperriflessivi, ecco quelli, insomma, ecco, come devo dire. Spinta abbondante, tocca la rossa, ma rimane soltanto una biglia e i punti sono soltanto 2, 28 a 48 e alla bocciata ci va di nuovo Moglia. Nulla di fatto per Moglia che apre le braccia e alla fine, tanto pregare, portò un birillo. E siamo a 30. Sconsolato, non riesce ad abbattere quel filotto di cui avrebbe un bisogno enorme, visto il distacco, che non è poi abissale, però 18 punti. Da recuperare a Corradini in ottima forma non sono sicuramente una passeggiata di salute. E se avesse fatto filotto sarebbero soltanto 10. Si mette in mezzo tra la biglia rossa e il pallino. Andrea, vediamo adesso la risposta di Fabio, che probabilmente andrà sulla sua rossa di spinta per far schizzare via la bianca. E così è. Punto largo, ma a vantaggio di biglia, punto fatto. Intanto si avvicina minacciosamente l'arbitro. No, non viene da noi a redarguirci, ma Moglia si mette di fianco a pallino e rischia perché se Carradini toglie questa, dopo Moglia ne ha una sola per difendersi, c'è il rischio del colore. Ma Corradini non fa la scelta di cercare di togliere la bianca, ma fa una scelta sbagliando il tiro di andare sul pallino, spinge il pallino verso la bianca, quindi anche in questa mano il giocatore genovese Andrea Moglia ha la possibilità di andare alla bocciata per ridurre questo gap momentaneo. Spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale del Trofeo degli Assi. Corradini, Modena, Moglia, Genova. Buono, rivediamo. Bello tiro di precisione,
di precisione, riesce a totalizzare 4 punti, si porta a 34 e per la terza volta va alla bocciata. Vediamo se in questo caso riesce ad ottenere qualcosina in più. Niente da fare, biliardo, tiranno, soltanto due, lui impreca, ma ...36 a 48 si è ridotto notevolmente il vantaggio di Corradini in virtù di due o tre mani nelle quali ha sbagliato in tutte le mani almeno una biglia, anche in modo non biglie impossibili, insomma, un piccolo calo di concentrazione visto il grande vantaggio che aveva. Potrebbe anche essere, l'avversario non ne ha approfittato perché sì, ha bocciato tre volte, ma ha totalizzato 8 punti in tre bocciate, almeno gli serviva il doppio per essere attaccato l'avversario e cercare di contrastarlo e metterlo un po' in difficoltà. Adesso va con un po' di spinta sulla rossa, ottiene un buon punto. Vediamo Corradini che andrà sicuramente con un po' di spinta, forse un po' qualcosa di più di un po'. E infatti 2 punti tutti e due rossi, quelli vicini al pallino. Quindi adesso voglia in pedana. Sceglie di mettere la sua biglia bianca vicino alla biglia rossa, molto lontano dal pallino. Strategia di Moglia. Corradini invece, quanto pare, va vicino al pallino. Anche se lascia un briciolo di spazio per il suo avversario tra la sua biglia e il pallino, rimane il fatto però che Moglia gioca la quarta e Corradini quindi avrà l'ultima chance della mano per prendere il punto. Anche in questo caso va, ma non prende il punto e quindi per la quarta volta il buon Moglia va alla bocciata e adesso mai più, nel senso che le possibilità che gli ha lasciato il suo avversario in modo inusuale, perché non succede spesso che per quattro mani sbagli una biglia a mano e neanche troppo difficile Corradini. E quindi o ne approfitti adesso, non ne approfitti adesso, addirittura la fai una rotonda, vabbè che le rotonde adesso sono sempre di più, però in questo caso serviva qualcosa di un bel rettilineo. E non approfittando di questo, credo che altre chance poi il tempo possa terminare 48-38, il tempo dei regali. E qui sta la differenza tra un buon giocatore, indubbiamente un ottimo giocatore, Andrea Moglia, e i campioni, quelli con la C maiuscola, ti possono perdonare una volta, ma la seconda non te la scavi. Qui 4 opportunità, ha ottenuto 8 punti, cioè una vuoto, una 2, un'altra 2 e una 4, quindi un 8 punti che non gli hanno permesso di raggiungere l'avversario, ma rimane a 10 punti di stacco da Corradini. Adesso va di brocca, ha sbagliato una biglia, quindi gioca la terza, l'avversario ne ha giocato una sola e quindi è già in notevole vantaggio. Prende il punto Andrea Moglia.
E lo prende anche Corradini, e che punto. Due sponde esterne. Punto fatto da parte di Andrea. Vediamo la risposta di Fabio. Trofeo degli assi, spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale. Corradini, Modena, Moglia, Genova. Corradini prende il punto con la prima, adesso tenterà di farne quattro, penso, anche se non è proprio semplice, semplice, però io credo che questo sarà il tentativo di Corradini, che va di due sponde esterne per andare a... A niente, rimangono due. E alla bocciata adesso ci va Corradini. Sul 52 a 38 è la sesta bocciata nelle prime 5, ha fatto 4 filotti e un ometto di sotto, quindi un passaggio in mezzo. Con un ometto di sotto del castello, adesso siamo alla sesta, vediamo. La sesta frutta 4, quindi siamo 38 in 6, insomma. Non male. 58, 56, scusate, a 38. Conduce Corradini nei confronti di Andrea, moglie. Spinge su non benissimo moglie, quindi Corradini adesso valuta se attaccare o meno. Spinge il pallino fuori dalla portata, dal raggio del... spinge la biglia fuori dal raggio del pallino. Moglia si posiziona bene, siamo alle ultime due biglie in mano, una per uno, però il punto è bianco, quindi il diritto a tirare l'ultimo, a fare l'ultimo tiro ce l'ha Moglia. Corradini sbaglia un tiro, e anche qui è scesa un po' la concentrazione a Fabio Corradini rispetto alle prime mani, dove la prima parte fino a 44 è andato via liscio in virtù anche del fatto che l'avversario non lo ha contrastato molto a punto, poi lui ha cominciato con degli errori, anche qui Moglia non è fortunatissimo, fa il calcio, ne fa 3, 2 di colore, 5 si porta a 43, a 56 l'avversario, servirebbe un filotto per agganciarlo. Se questo arriva, la partita diventa ancora in più interessante. Se questo non arriva, credo che in assenza di filotti per Moglia non ci sia scampo, biliardisticamente parlando. Vediamo adesso come si muove e quanto realizza. Prende rimpallo, non conclude nulla, nessun punto e quindi punteggio invariato 43-56, 5 bocciate, 8 punti. E difficilmente con questa media si riesce a portare via, come si suol dire, le penne con
uno come Corradini, che raramente concede queste chance, dal momento che te le concede, se non riesci ad approfittarne, vuol dire che la sorte biliardistica è segnata. Trofeo degli assi, spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale, Corradini, Moglia. Siamo al Circolo Santa Zita, Corso Sardegna, Genova. Due sponde esterne, questa è una gran bella giocata, la rivediamo. Giusto anche dare merito, anche se in svantaggio, indipendentemente da chi faccia il tiro. Molto bello, torniamo in diretta. Corradini fa lo stesso tipo di tiro, deve catturare il pallino, spostarla bianca. Vediamo se. Fatto. A 43. Si giocano anche delle partite degli spareggi di fianco. Vedete sulla sinistra Matteo Sanguinetti. Moglia. Sbaglia il tiro, lascia due biglie quindi in mano alla fine a Corradini, tira la quarta di mano. Partita che, come detto, sta scivolando via. Lemme lemme verso un destino che è quello di vedere prevalere Corradini. Due sponde interne, come detto, a due biglie a disposizione. Prova a farne sei anche in questo caso. Sei i punti di Corradini. 4, scusate, 48, 58, 4, 62. Settimo pallino e alla settima fatica si arrese allo zero. Corradini in linea con le ultime mani, non eccezionali, non a suo livello. Parte l'ultimo, ma le 3-4 precedenti, insomma, aveva dato qualche segno di concentrazione. 62-43, Moglia attenta al calcio, ne fa due, Corradini, due sponde esterne. Tocca Moglia che, come sempre, ha un attimo di riflessione, nulla di trascendentale, ma un pizzico di riflessione ce l'ha sempre, una sua caratteristica. Passa e non ti cura di loro, questa tocca la rossa, ma se ne va. Allarga vistosamente, ripetutamente le braccia, ma il tiro lo hai sbagliato tu. Aveva tutto l'interesse a stare più largo, secondo stare in mezzo, colpire i due pezzi, invece è stato tentato di colpire solo la rossa e non il pallino e quindi è stato un pelo scarso. Se n'è andata la rossa, si è spostata la rossa, ma è rimasta nei paraggi del pallino.
Sbaglia il tiro Corradini. Prima parte della gara, della partita, concentrato, punto filotto, nella seconda parte da 44 in poi. Diciamo non il miglior Corradini. Qui esegue un gran bel tiro perché, non avendo considerato che non era più possibile fare il punto, fa 6 punti, si porta a 68, è molto vicino alla meta, ha 25 punti di vantaggio, ultima biglia in mano al buon Moglia che cercherà di fare un realizzo. Vedo che fa un tiro d'effetto. Si autoflagella, nel senso che beve 6 punti e ne fa soltanto 4. Cambia parte nella bocciata, modificando la posizione di bocciata, non modifica l'esito che è sempre 0. Corradini spinge, pallino sponda alta e la sua sponda laterale a 74, 6 punti dalla meta. Moglia la mette a punto. Corradini gliela toglie e adesso deve stare attento Andrea perché c'è anche il rischio del colore. Tre punti per Moglia che va a 50. La possibilità di giocarsela fino in fondo l'ha avuta, 6 bocciate, 8 punti, bastava 10-12 punti in più e sarebbe stato comunque un paio di filotti, quindi anche qualcosa in più di 10-12 punti sarebbe stato comunque in zona per potersela giocare fino in fondo. E così, onorevole il suo impegno e la sua tenacia nel continuare la partita, ma se non fai Birilli questo gioco non vinci. 60, 76, Corradini boccia. Servirebbero due Birilli per chiudere il match e qualificarsi per gli ottavi di finale di questo Trofeo degli Assi edizione 2022. Corradini passa in mezzo e fa lo metto di fianco, quindi nella settima bocciata arriva il 40° punto, ma ha fatto un mezzo e una due di sotto, quindi sarebbero 8 e 6, 14 punti in più, sarebbe quasi a 100, e 78 a 50 da parte di Andrea Moglia, 6 pallini, 8 punti, e la differenza sta tutto in questi due numeri che vi ho appena detto.
Voglia fare il calcio per cardinalizzare, ma porta soltanto il pallino nel quadrante inferiore e anche la sua biglia. Non credo che tatticamente sia la soluzione migliore giocare con Corradini nel quadrante inferiore, però presi dalla situazione, Corradini regala anche 3 punti a Mastro, a Moglia, scusate. Voglio cercare di metterla a punto, scivolo verso il castello, sì, però non tanto da fare punto. Perde la biglia di vantaggio, in questo caso impreca, ma è visibilmente a questo punto deconcentrato e un po' sfiduciato. Vediamo adesso Fabio, qui è stato messo un po' in difficoltà da questa biglia, probabilmente cerca l'effetto, ma non credo che credo che questa sia la scelta giusta e infatti fai un effetto, farne un altro. Seconda non è replay, questa è un'altra biglia che gioca Corradini, sempre d'effetto, con nessun effetto. E quindi adesso tocca a Moglia che ha una biglia per tentare, magari realizza con questa rossa qui in alto, un tiro inverso, sponda corta, sponda lunga, sponda corta, nulla di fatto. Alla bocciata Andrea Moglia che si porta al punteggio di 55 a 78 Corradini. Serve assolutamente il colpo grosso, il bottino pieno, come minimo 8, altri 20. Temo che la partita sia destinata a finire in fretta. Nulla di fatto. Corradini riflette. Spinge pallino e la sua biglia in fondo verso la sponda alta. Andrea, Moglia. 55 per lui, 78 per Corradini, spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale del Trofeo degli Assi edizione 2022 dal Circolo Santa Zita in Genova. Tiro che frutta il punto, ma decisamente non perfetto. Adesso va di bocciata, ne fa due. Ma non mi sembra che abbia fatto il punto. No, l'ho fatto. No, da vedere così sembrava di no. Però Corradini mette la terza biglia di mano sotto a pallino distante, non fa bersaglio. Gioca l'ultima a disposizione per questa mano il buon Andrea Moglia. E adesso Corradini deve soltanto abbassare il pallino per guadagnarsi la qualificazione agli ottavi di finale, tiro non impossibile,
Corradini ottiene la qualificazione, vince Fabio Corradini e prosegue il suo cammino in questa gara.